Allora, partecipazione stupita è quella che abbiamo noi anche verso la tecnologia. Ersilia Vodo Scarpetta ci ha portato nello spazio, ma qual è il ruolo che l'Italia può giocare in questa nuova era spaziale? L'ha accennato il ministro Colao, che tra l'altro ha anche la delega sullo spazio, grande tradizione, ma anche adesso tante start-up e istituzioni al lavoro perché l'Italia possa giocare un ruolo fondamentale. Ne parlate nel prossimo panel con Bruno Ruffilli di Italian Tech. Prego Bruno. Buon lavoro. Grazie Riccardo, grazie. Salve a tutti. Allora, per anni si è detto che lo spazio è l'ultima frontiera della conoscenza, della tecnologia, del coraggio, e oggi si dovrebbe dire anche che è l'ultima frontiera del business. Nel 2017 il fatturato dell'economia spaziale era di circa 380 miliardi e secondo Morgan Stanley entro il 2040 arriverà a un trilione, vuol dire 1.000 miliardi di dollari. La crescita del settore è dovuta non tanto all'upstream, che sono le infrastrutture orbitanti, quanto soprattutto al downstream, cioè quelle applicazioni a cui ha fatto riferimento il ministro Colao poco fa, quando ha parlato di prevenzione degli incendi, di agricoltura e naturalmente telecomunicazioni e molto altro. Di economia spaziale si parla da molto tempo, però con l'avvento del digitale è arrivata la New Space Economy. Gli artefici di questa svolta sono per la prima volta, e questa è una grande novità, dei privati, milionari spaziali come Jeff Bezos, come Richard Branson e come Elon Musk, che ascolteremo fra un po'. Sono due americani e un inglese. Anche in Europa però le cose hanno ripreso a muoversi. E ne parliamo ora con tre protagonisti. Sono Giorgio Saccoccia, Morena Bernardini e Paolo Nespoli, che invito a salire sul palco. Salve. Buongiorno, buongiorno. Allora, Giorgio Saccoccia, dopo quasi 30 anni spesi tra l'Agenzia Spaziale Europea e il Centro Europeo di Tecnologia Spaziale dell'ESA in Olanda, dal 2019 è presidente dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Europea e Italiana. Morena Bernardini è laureata alla Sapienza di Roma in Ingegneria Aerospaziale ed è direttore della strategia di Ariane Group, dove si occupa prevalentemente dei sistemi di lancio europei. Io ve lo presento, ma insomma non ci sarebbe neanche bisogno. Paolo Nespoli ha alle spalle 27 anni di servizio per l'ESA, 20 dei quali come astronauta, e in questo tempo ha volato nello spazio 3 volte sulla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. In totale oltre 313 giorni in orbita bassa terrestre. È la persona qui, e credo anche tra tutti quelli che ci seguono in streaming, che ha visto le stelle più da vicino di tutti noi. Bene, cominciamo con Saccoccia, benvenuto intanto. Qual è il ruolo delle istituzioni, e nel caso specifico dell'Agenzia Spaziale Italiana, nel sostenere la Space Economy? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Un tempo lo spazio era solamente concepito, alimentato, sostenuto dalle iniziative di agenzie spaziali del mondo e i governi ovviamente. Al giorno d'oggi stiamo assistendo a qualcosa di diametralmente opposto, tra poco parlerete con uno dei più grandi imprenditori del momento che autonomamente per alcuni dei suoi progetti decide, finanzia quello che fa nello spazio, lo fa con le sue regole, con le sue specifiche. In mezzo c'è un fiume in piena di interazioni e collaborazioni tra pubblico e privato che stanno caratterizzando appunto questa rivoluzione nel settore spaziale, che è per l'appunto la nuova space economy. Le agenzie, i governi, ne ha parlato prima il ministro Colao, la nostra agenzia, il nostro governo ha deciso giustamente, sta ponendo il settore spaziale al centro di importantissime situazioni di sostegno alla crescita economica. E noi come agenzia, come governo, lavoriamo praticamente giornalmente, tutto ciò che facciamo lo facciamo come risultato di un'interazione costante con il mondo della nostra industria, ma non solo l'industria, non solo quella consolidata, le nuove industrie, l'accademia, il mondo della ricerca, perché tutte le nostre decisioni, tutte le nostre iniziative di fatto poi generano crescita, competenza, capacità di competere sullo scenario mondiale, che è quello che sta facendo crescere il nostro paese. Ma ecco, questo non è cominciato oggi, è cominciato già molto tempo fa. Certo. Pensiamo
agli ambienti, alle case nello spazio, quello Paolo ci racconterà, pensiamo agli ambienti abitativi sulla stazione spaziale. Ecco, pensiamo anche alle aziende che voi ogni anno catalogate, esatto. C'è la quinta edizione del catalogo Italian Space Industry, appena uscita, ne conta 153, ma c'è anche un sito che si chiama italianspaceindustry.it dove voi fate una specie di censimento delle aziende appunto che lavorano nel settore spaziale in Italia. Bene, come possono queste aziende contribuire alla ripresa post-Covid? Perché si parla molto, no, anche di spazio nel PNRR. Assolutamente, le applicazioni spaziali caratterizzano la vita di tutti i giorni, generano valore, crescita, e ovviamente le aziende spaziali che sono alimentate dall'agenzia attraverso le attività normali e lo saranno ancora più attraverso un'importante parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, più di 2 miliardi dedicati alle attività spaziali, ovviamente daranno un boost importantissimo all'economia. L'idea è di dare loro gli strumenti per generare prodotti, servizi, capacità che poi un giorno saranno capaci di rivendere da solo senza più nemmeno il contributo. Parlavo prima per esempio dei moduli pressurizzati della stazione spaziale, importanti investimenti fatti inizialmente solo dall'agenzia e dai governi, adesso la nostra industria, tra l'altro qui a Torino parla tantissimo di spazio, TASI, Altec, un sacco di piccole imprese che operano in altri settori, che però hanno oggetti nello spazio e nessuno lo sa, hanno modo di vendere direttamente i loro prodotti a partner americani o di altri paesi. Questo è il boost del pubblico al futuro privato dello spazio. Bene, passerei ora a Morena Bernardini, benvenuta anche lei. Buongiorno, naturalmente. Grazie. Ecco, stiamo appunto dicendo che siamo a Torino è la capitale italiana dello spazio. Lei però vive e lavora fuori, in Francia. Ecco, com'è l'Italia vista da fuori? Che ruolo ha l'Italia nell'economia spaziale europea? L'Italia anzitutto ha delle capacità eccellenti in materia di industria aerospaziale, perché ha delle competenze a 360 gradi, sa costruire tecnologie sofisticate che vanno dai lanciatori ai satelliti, ai moduli orbitanti, a offrire delle soluzioni intelligenti in materia di servizi, quindi ha già dimostrato tutto questo. Però è difficile, quando si parla di spazio, che è un luogo globale per definizione, concentrarsi sul singolo paese, o meglio le eccellenze del singolo paese vengono poi valorizzate in una squadra europea, e infatti lo spazio è sinonimo di collaborazione internazionale, lo sappiamo. Durante la Guerra Fredda la stazione spaziale ospitava astronauti americani e russi, e questa relazione tecnologica, scientifica, umana non ha mai smesso di esistere nello spazio. Oggi siamo qui ospiti del presidente di Stellantis, che è l'esempio secondo me più bello di questa collaborazione, certo franco-italiana e poi internazionale. E lo spazio diventa talmente indispensabile per risolvere, per ottenere quei servizi di cui il ministro Colao ci ha parlato stamattina, che appunto è imprescindibile aver anche un accesso autonomo allo spazio. Ecco, ma perché ci puntano in tanti allora all'accesso autonomo allo spazio? È perché il primo gradino è quello necessario, è lo step che, se non sapete fare, non potete avere accesso a tutti questi servizi. Se non ci sappiamo andare nello spazio, non possiamo avere tutti questi servizi. Per questo è così importante avere un accesso autonomo allo spazio, perché è come tenere sempre in tasca le chiavi dello spazio. Tutti i servizi che abbiamo citato, appunto, lo spazio oggi è indispensabile anche per risolvere le sfide che l'umanità dovrà affrontare nel prossimo decennio. Climatiche, ambientali, sociali. Lo spazio cambia il modo di concepire la mobilità, perché oggi ci sembra quasi normale poter teleguidare macchine da satellite o controllare a distanza le funzionalità di casa nostra. Ecco, tutto questo, a me piace pensare che quando mia figlia sarà grande potrà utilizzare questi strumenti per muoversi, studiare, connettersi, senza che essi dipendano dall'arbitrio di una sola nazione o di una sola persona. Questo significa avere un accesso autonomo allo spazio, avere la capacità di scegliere per se stessi. Bene, passerei ora a Nespoli, benvenuto.
Morena Bernardina ha già un po' accennato alle ricadute nella nostra vita di tutti i giorni di tecnologie spaziali, ma di tutta questa tecnologia, di tutto questo sforzo enorme che facciamo per superare i nostri limiti, cosa poi riportiamo nella Terra, nella nostra vita quotidiana? Beh, è difficile rispondere direttamente a una domanda così, perché uno pensa di avere 10 euro in tasca, di andare al supermercato e torna a casa con 4 mele e due pezzi di pane. Non funziona proprio così con la stazione. Ci sono dei tempi di lavoro molto lunghi che vanno dai decenni, se non addirittura di più, e nei campi più svariati ci vanno a toccare sui vestiti, sui lubrificanti, su tutta una serie di cose che si possono vedere quando sei in una situazione di microgravità, per cui si possono vedere le cose particolari che non si vedono qui sulla Terra. E queste sono tutte cose che succedono tutti i giorni, oltre al fatto che lo spazio ci permette di vedere la Terra in un modo diverso e più completo. Quindi, secondo lei, dobbiamo aspettarci di più adesso da missioni spettacolari, come quella appunto di portare l'uomo su Marte, o invece magari viene la prossima grande next big thing, come si dice, la prossima grande novità arriverà magari dalle sperimentazioni, come dice lei, in ambiente di microgravità sull'ISS o dalle ricerche sugli asteroidi, no? Magari utilizzati anche per i minerali. Beh, io ero piccolino quando si diceva tra 15 anni andremo su Marte, poi sono diventato un po' più grande, tra 15 anni andremo su Marte, poi sono diventato astronauta, tra 15 anni andremo su Marte, forse è una chance, adesso sono in pensione, tra 15 anni andremo su Marte, siamo sempre lì fermi, che non ci muoviamo e quindi sempre tra 15 anni andremo su Marte, perché questo è il problema, che continuiamo a spostare questi 15 anni in avanti, però ci andremo, sono convinto che ci andremo, dobbiamo guardare l'universo con degli occhi diversi dal nostro, misurare il tempo in ore, in giorni, in settimane, in mesi, in anni, sono sicuro che ci andremo, perché l'esplorazione fa parte del nostro DNA, del nostro cosa, quindi continueremo a esplorare e penso che saranno i governi a fare queste cose, mentre lo sfruttamento della Stazione Spaziale Internazionale, lo sfruttamento della microgravità, questo dipenderà probabilmente dai civili, perché ci vorranno guadagnare, e quando una cosa funziona e i civili sicuramente fanno meglio di un governo o di governi che invece fanno cose poco efficientemente, anche se le fanno. Beh, peraltro qua mi sa che il problema vero di andare su Marte sarà poi tornarci, perché a quel punto sarà magari finito tornarci, il carburante. Tornare sulla Terra o tornare su Marte? Tornare sulla Terra. Beh, dei problemi veri ce ne sono tantissimi per andare su Marte, questa è la ragione per cui ci andremo tra 15 anni, quando avremo risolto tutti questi problemi, incluso come andarci, un viaggio di 8, 9, 10 mesi, restare un anno e poi tornare ancora, è un problema serio, certo. Sia l'andare che il ritorno, quindi dovremo stare attenti. Senta, e anche nel caso di Marte, ma come dire, anche nella sua esperienza, in realtà lo spazio significa una convivenza forzata in un ambito molto ristretto con persone magari che uno non ha visto prima, come dire, o che comunque non sceglierebbe come compagni nella Terra. Ecco, in situazioni come queste, che sono situazioni estreme, che cosa si impara da questa convivenza? Beh, sì, direi che la mia esperienza sulla Stazione Spaziale Internazionale, che è un luogo ristretto, confinato, dove uno potrebbe diventare matto, tra virgolette, se sta per 6 mesi con le stesse persone 24 ore al giorno e non è che puoi uscire a mangiare una pizza o a fare una passeggiata, col cibo che si mangia a sacco per 6 mesi, quindi che per noi è importante, per gli americani no, ma per noi è importante. Quindi devo dire che quando si forma il gruppo e c'è un obiettivo, quello di fare la missione, ci si concentra più sull'obiettivo che sulle persone, quindi gli screzi che ci possono essere, si diventa molto più tolleranti in visione, in forza dell'obiettivo comune. E questa è una cosa molto forte. Magari poi si torna dalla missione, certo si è amici perché si è stati 6 mesi tutto il tempo lì, ma non sicuramente si parla tutti i giorni. Quindi anche se non c'è un'affinità, quando sei nello spazio e c'è un obiettivo comune, le cose succedono senza problemi.
Bene, quindi ci vuole, diciamo, diplomazia in qualche modo. E in un certo senso la diplomazia spaziale è una nuova forma, potremmo dire, di geopolitica, no? Cioè, e questo lo chiedo a Saccoccia, si può parlare di una geopolitica che non ha più per oggetto la Terra, ma lo spazio? Ma, assolutamente, lo spazio è un passaporto straordinario per parlare con altri paesi. Io come agenzia mi trovo continuamente in situazioni di dialogo con altri paesi che hanno interesse a avvicinarsi al settore spaziale o sono già, hanno già un'esperienza matura e si vogliono confrontare. Questo serve anche da supporto a quello che magari il nostro governo vuole fare con questi paesi, è veramente un apripista. Diceva Paolo prima, giustamente, andremo su Marte, noi ne siamo convinti, giusto? Però ad oggi di pianeta ne abbiamo ancora uno solo e per preservarlo dobbiamo sfruttare tutti gli strumenti per avviare, per stabilire, per alimentare un dialogo con gli altri paesi. Lo spazio è veramente una apripista, l'Italia è molto brava a dialogare con gli altri paesi utilizzando lo spazio come biglietto da visita. Bene, passiamo adesso a Bernardini. Ecco, dalla prospettiva di un grande gruppo industriale, che cosa comporta l'arrivo di questi imprenditori privati nella corsa dello spazio? Possiamo fare un confronto rapido, rapidissimo, tra Stati Uniti ed Europa? Allora, anzitutto chiariamo il fatto che imprenditori in genere vanno dietro business e quindi è il modello di business che va confrontato. La nostra industria, l'industria aerospaziale, passa in questo momento, ha un momento d'oro, vive un momento d'oro, non abbiamo mai visto noi industrie aerospaziali tanti potenziali concorrenti. Passa dall'essere della haute couture, diciamo, a una produzione di massa, così, in un batter d'occhio. Ecco, quando vogliamo fare un confronto tra il modello della space economy, tra gli Stati Uniti per esempio e l'Italia o l'Europa, dobbiamo appunto confrontare i modelli di business e oggi in Italia e in Europa c'è bisogno di reinventare questi modelli di business, di innovazione, di finanziamento per le piccole e grandi imprese dello spazio. Io chiuderei a questo punto con Nespoli. Dall'alto i problemi sembrano più piccoli, è il titolo, no, del suo primo libro. Ecco, ma com'è la Terra vista dallo spazio? Ce lo racconta, perché qui solo lei ce lo può dire. Beh, devo dire che quando mi dicono vogliamo portare i privati, i turisti nello spazio, io dico sì, perché è una visione così bella. Il sentirsi in microgravità, non avere più questa forza incredibile che noi non ci rendiamo conto che ci tiene appiccicati per terra, il poter volare senza nessun problema, il poter addirittura dividere il corpo dalla mente. A me sulla stazione a un certo punto mi sembrava di guardare la terra, che fosse la mia coscienza che guardasse per terra, che non fosse il mio corpo, fosse quello che noi chiamiamo l'anima, forse, coscienza, chiamiamola così. Non abbiamo questa sensazione qui sulla terra, ci pensiamo ma non ce l'abbiamo. E vedere la terra dalla stazione spaziale internazionale, che viaggia a 28.000 km all'ora, 7 km al secondo circa, fa un giro completo in un'ora e mezza, passando sopra 5 continenti, gli oceani, un giorno e una notte, vedendo dei posti incredibili, ti fa vedere quanto questa terra è molto bella, ma anche quanto sia molto fragile, perché noi lavoriamo nel nostro giardino, cerchiamo di tenerlo il meglio possibile, però non siamo molto, usiamo le risorse un pochettino troppo fortemente, quindi dovremmo stare attenti. Saremo attenti. Intanto noi chiudiamo qua, ringraziamo Giorgio Saccoccia, grazie a Morena Bernardini e grazie a Paolo Nespoli. Grazie. Ecco. Questo ci va. Grazie anche perché lui è qui, nonostante la notizia che probabilmente avrete letto oggi della sua malattia, con cui sta lottando. Io vorrei fargli sapere che qui siamo tutti vicini e gli auguriamo il meglio. E ha scritto per noi un bellissimo articolo dove racconta di questi mesi, sarà online su Italian Tech tra un po'. L'articolo si intitola Per Aspera ad Astra, che è un motto, un incoraggiamento, ma è anche una constatazione. Alle stelle ci arriviamo, davvero, anche se tra mille difficoltà. Grazie. Grazie a tutti.